Benvenuti nel futuro della mobilità elettrica. Ecco a voi Mercedes-Benz EQC. Con Mercedes-Benz EQC si apre una nuova era della mobilità. Questo è il primo SUV della famiglia EQ, che entro il 2022 conterà 10 modelli a trazione completamente elettrica e nessuna emissione di CO2. Con un linguaggio di design nuovo ed originale, dato da materiali e colori innovativi, si appresta a diventare trendsetter nel mercato delle auto elettriche. Le linee sono inedite e caratterizzate da fasce LED che troviamo sia nell'anteriore che nel posteriore. Trovo molto accattivanti i fari anteriori, che le donano un appeal moderno e raffinato. In questa specifica versione, chiamata Edition 1886, dedicata all'anno del primo veicolo a motore, troviamo dei cerchi da 20 con white stripes e, incorporati nella stella, telecamera a 360 gradi e tutti i sistemi di assistenza alla guida, oltre ai tantissimi optional di serie che vedremo in seguito. Trovo il design di questa EQC davvero azzeccato, poggia sulle solide basi di GLC e ne rinnova il linguaggio estetico per differenziarla notevolmente dai convenzionali modelli con motore a combustione. EQC è lunga 4,76 m e larga 1,88 m, con un coefficiente aerodinamico CX di 0,29. Davvero interessante per una vettura di queste dimensioni. Ma veniamo alla parte più interessante, le prestazioni. Come forse sapete, per questa nuova generazione di vetture non parleremo di cilindrata ma di kilowatt, che in questa vettura raggiungono un massimo di 300 ed un minimo di 145. Ma cerchiamo di farci un'idea più precisa. EQC raggiunge i 408 cavalli con una coppia massima di 700 Nm ed un'accelerazione da 0 a 100 in 5 secondi. Prestazioni che non hanno nulla da invidiare ad alcuni dei modelli più potenti AMG. Ma quello che mi ha davvero stupito è la coppia massima subito disponibile appena appoggiamo il piede sull'acceleratore. Non mi aspettavo una spinta di questo tipo e devo dire che è davvero impressionante. Grazie anche alla trazione integrale completamente variabile, data dai due motori elettrici impostati sull'asse anteriore e posteriore, che ripartiscono la coppia in modo progressivo da 0 a 100%, in funzione delle intenzioni del guidatore. Pensate ad esempio che possiamo rimorchiare un carico di 1800 kg. Ma veniamo alla domanda che tutti si pongono quando parliamo di vetture completamente elettriche. L'autonomia? 471 km in condizioni ottimali, che scendono un po' in base allo stile di guida e dalle condizioni di viaggio. Interessante però è la funzione di navigazione ottimizzata che, per tragitti più lunghi, pianifica automaticamente le soste per la ricarica lungo il percorso. A questo proposito, se ti stai chiedendo se questa vettura fa per te, ti consiglio di scaricare l'app EQ Ready, con la quale puoi simulare un ipotetico viaggio o gli spostamenti di tutti i giorni e vedere se una vettura 100% elettrica fa il caso tuo oppure no. Per usufruire delle condizioni ottimali di ricarica è necessario installare a casa una wallbox, ampliando quindi la potenza erogabile fino a 22 kW. In questo modo il tempo di ricarica dal 10 al 100% è di circa 11 ore. Servizio di fornitura e installazione della wallbox che si possono includere già nel contratto di acquisto della vettura. Dalle colonnine fast charge a corrente continua il tempo di ricarica invece è di circa 40 minuti per portare il livello di carica dal 10 all'80%. Va senza dubbio cambiata la visione dei lunghi viaggi a cui siamo sempre stati abituati, ma anche grazie alla navigazione guidata è più facile di quanto possa sembrare. Facendo un esempio, per andare da Venezia a Napoli ti basterebbe una guida attenta ed una sosta di soli 40 minuti, che poi in fondo faresti lo stesso, no? Appena saliamo rimaniamo colpiti dalla consueta eleganza e comodità degli interni Mercedes-Benz. In particolare mi piace questa finitura effetto rame che ricorda l'elemento principale del mondo elettrico. Anche in EQC troviamo l'ultima versione del sistema di intelligenza artificiale MBUX. Tra le modalità di guida troviamo la funzione Maximum Range, che permette di ottimizzare la massima autonomia possibile diminuendo leggermente le prestazioni. I pedal al volante poi, che di solito utilizziamo per il cambio marcia, nella EQC hanno la funzione di regolare l'intensità di recupero energia, aumentando o diminuendo l'effetto del freno motore. Tutte queste funzioni ci avvicinano sempre più allo stile di guida con un solo pedale. Posteriore futuristico, assenza di scarichi, telecamera 360 sotto la stella, un vano di carico da 500 litri, mentre nel pianale sottostante troviamo i cavi elettrici necessari alla ricarica. Nuova Mercedes-Benz EQC. Una sensazione alla guida sorprendente ed inedita. Quasi quasi non sento la mancanza del motore termico. Ci vediamo al prossimo video con le novità della stella.